Una lezione sull'analisi tecnica in ambito accademico è sicuramente un'attività pericolosa, nel senso che l'analisi tecnica di borsa è stata per decenni, se non per un secolo, disprezzata dal mondo accademico. La ragione per cui l'analisi tecnica è stata disprezzata dal mondo accademico è molto prosaica, nel senso che è una disciplina, una metodologia che non ha nobili origini. Quando si parla di analisi tecnica si parla di tutto e del contrario di tutto. E la sua origine è molto pratica, nel senso che l'analisi tecnica nasce in Giappone nel 1700 come metodo di previsione dei prezzi del riso, la borsa di Osaka. Francamente, l'industria finanziaria ha molto ricamato su questa potenza dell'analisi tecnica nel 700 e nell'800. Sicuramente ci sono delle prove, delle evidenze a livello storico che già i giapponesi presero ispirazione dai grafici, dall'andamento dei grafici, per fare delle previsioni. Però de facto l'analisi tecnica diventa diffusa e diventa importante nel mondo occidentale alla fine del 1800, all'inizio del 1900, con lo svilupparsi delle borse futures in America. Che cos'è l'analisi tecnica? L'analisi tecnica sostanzialmente è la capacità di prevedere i prezzi basandosi sul grafico di borsa. Quindi guardando i prezzi, guardando i grafici, l'analista tecnico cerca di identificare quelle che sono le te cosiddette tendenze di borsa e di sfruttarle a suo beneficio. Quindi diciamo che l'analisi tecnica, quando si parla di analisi tecnica, si parla di tutto e si parla di niente, nel senso che non esiste una scoperta a livello accademico, nel senso che non esiste una pubblicazione a livello accademico che ha dato inizio a quello che è il filone dell'analisi tecnica. Non è come la portfolio theory che esiste Modigliani che ha creato il suo modello, ha vinto il premio Nobel e tutti fanno riferimento alla portfolio theory così come de facto l'ha disegnata lui. Non esiste un punto di inizio dell'analisi tecnica. L'analisi tecnica è una cosa che è nata tra gli operatori del mercato. Operatori del mercato che non necessariamente sono degli intellettuali e non necessariamente sono dei piccoli sofisti dell'economia, sono persone che sul pit o sul parterre della borsa piazzano ordini e cercano di arrivare alla fine giornata che hanno più guadagnato di quello che hanno perso. Quindi diciamo questa dicotomia tra analisi tecnica e mondo accademico è data dalle umili origini dell'analisi tecnica. Quindi il mondo accademico ha sempre disprezzato l'analisi tecnica. Poi, che cosa è successo? È successo che diversi premi Nobel sono stati vinti da degli studiosi di finanza aziendale che si occupano di una particolare branca della finanza aziendale che si chiama finanza comportamentale. La finanza comportamentale sostanzialmente parte da un presupposto molto banale, cioè l'uomo non è razionale, quindi l'uomo non fa decisioni razionali. Quindi studiando il comportamento degli uomini che non fanno decisioni razionali, si arrivano ad estrapolare dei comportamenti che vi aiutano nelle decisioni, ma sono metodologie assolutamente empiriche. Voi, se leggete tutto Brilley, traete l'ispirazione che chi si occupa di finanza aziendale vive in un mondo rarefatto, in un mondo in cui tutte le decisioni sono razionali, tutti i calcoli sono basati su dati certi, non esiste l'emotività, non esiste un comportamento dell'uomo di tipo di avarizia, no? Oppure di paura, oppure addirittura di esaltazione, no? Cosa che invece nel mondo dell'impresa, dei mercati finanziari è la norma di tutti i giorni, no? In borsa uno è depresso, è esaltato, se guadagna è esaltato, se è depresso è perché sta perdendo soldi. Quindi la finanza aziendale, con diversi premi Nobel, tra cui l'ultimo conferito alcune settimane or sono a uno studioso di finanza comportamentale, ha fatto sì che l'analisi tecnica sia stata tolta via più dal limbo.
Quindi una lezione sull'analisi tecnica in ambito accademico 20 anni fa avrebbe strappato sorrisetti di compatimento ai miei colleghi. Oggi diciamo che va di gran moda, nel senso che se voi vedete anche all'interno dell'Alma Mater ci sono diversi insegnamenti, proprio laboratori di analisi tecnica, laboratori di trading game, quindi diciamo è stata sdoganata. Abbiamo addirittura un master, peraltro ottimo, che è un mio studente. Per il momento solo uno, poi magari spero di più. L'anno scorso ha avuto l'ardire di chiedere, nel senso che è andato al Master di Finanza Quantitativa, quindi ha fatto la biennale al Master di Finanza Quantitativa ed è stato accolto. Ha fatto una bella tesi che poi abbiamo pubblicato in un libro sui trading system. Questo per dirvi che sostanzialmente l'analisi tecnica oggi è un po' un bene comune all'interno dell'università. E per quelli come me che diciamo, hanno iniziato la propria attività come proprio analista tecnico, è sicuramente una grande soddisfazione. Andiamo a vedere quella che è la psicologia del supporto. Allora, andate a vedere un ribassista. Vedremo dopo come funziona il meccanismo del ribasso, ma per fare un esempio, immaginate che io faccio una cosa che è assolutamente controintuitiva rispetto alla vostra esperienza di tutti i giorni, no? Io vado al salumaio, di solito voi andate al salumaio e comprate un salame, ci siamo? Vado al salumaio il primo del mese e compro un salame, però io potrei fare un altro tipo di operazione. Io vado al salumaio e dico, senti, io posso solo comprare, ma mettiamoci d'accordo che noi alla fine del mese facciamo i conti. Nel senso che se io ti ho comprato un salame il primo del mese, te lo pago alla fine del mese. Se ti ho venduto un salame io il primo del mese, tu dai i soldi a me. Se voi fate un accordo di questo tipo col salumaio, state facendo un mercato per differenze e regolamento differito. I mercati per regolamento differito e per differenze hanno un grandissimo vantaggio, un grandissimo pregio, che vi permettono di andare a ribasso. Perché? Perché se io il primo del mese vado dal salumaio, vedo che nella sua bacheca vende il salame a un prezzo di 10, che secondo me è realistico, che è 5. Io posso fare l'operazione inversa dell'acquisto a rialzo, posso fare un'operazione ribassista. Se io prevedo che il prezzo da 10 ad andare alla fine del mese varrà 5, io che cosa faccio? Io vendo il salame al salumaio a 10 e in ogni caso entro alla fine del mese mi devo, e uso un termine tecnico apposta, ricoprire. Cioè io sono andato corto di uno, cioè ho venduto uno senza averlo, perché ho potuto vendere un salame senza avere un salame, perché ho fatto l'accordo con il salumaio, ho creato un mercato con regolamentazione differita, cioè facciamo i conti alla fine del mese. Per fare i conti significa che se io devo avere dei soldi, ho dei soldi. Se tu devi avere dei soldi, ti do dei soldi. Se io devo avere un salame, mi dai un salame. Se io ti devo dare un salame, ti do un salame. Siamo un mercato con regolamentazione differita, è un mercato tipicamente non per contanti, cioè nessuno compra e vende salami perché vuole effettivamente comprare e vendere salami, perché tutti sanno che in ogni caso alla fine del mese chiudono l'operazione. Quindi se io ho comprato un salame prima del mese perché quotava 5 e mi aspetto che vada a 10, so che entro alla fine del mese lo rivendo a 10. E salumaio che cosa mi verserà? Mi verserà la differenza. Perché questo è un mercato in cui entrambi siamo sempre disponibili a comprare e vendere. Ci siamo? Se io il primo del mese vado al salumaio e gli dico no, tu sei matto, il salame non vale 10, vale 5, ti vendo un salame. Bene. L'importante è che io entro alla fine del mese, che cosa faccio? Torni al salumaio e lo ricompri. Perché se io ricompro il salame che non ho, ma che gli ho venduto,
cosa gli devo dare a Salumai? Del contante. Posso guadagnare, posso perdere. Quindi i mercati finanziari tipicamente sono mercati di scoperti, mercati a regolamentazione differita, tipicamente i derivati. Cosa significa? Significa che io posso vendere una cosa che non ho. Allora, immaginatevi un ribassista. C'è questo massimo? Vende. Vende 10. Ci guadagna 10, 9, 8, 7, poi torna su, 11. Perde. 11, 10. Pareggio. 11, perde. Pareggio. 12. Che male. 12. Io ho venduto a 10. Quindi se ad arrivare alla fine del mese io sono ancora a 12, che cosa devo fare? Comprare a 12 e pagare il salumaio 2. Siamo. Io ho detto che con il salumaio i conti li faccio alla fine del mese. Siccome io non ho salami, non posso andare dal salumaio e dire ah, ti devo dare un salame ma non ce l'ho. Io mi obbligo contrattualmente col salumaio alla fine del mese a fare i conti li posso fare solo per contante. Mercato di scoperti, posso comprare e vendere nell'arco del mese, ma alla fine del mese facciamo i conti. 12, 13, che male! Che male, non vado più in vacanza, devo vendere la macchina. 14, mi separo perché mia moglie mi molla, hai rovinato la famiglia, no? Il giorno dopo 13, no cara, torna a casa, vedrai, andrà a finire a 10, ah, se torna a 10 torna a casa, tu che speri che torna. Cosa succede quando torna a 10? Ma io non vedo l'ora di fare che cosa? Se avevo venduto, di ricomprare, eccolo là il supporto. Vedete che c'è il supporto? Finalmente è tornato a 10. Magari se non vi piace questa moglie, non gli dite mai che è tornata a 10. Cara, purtroppo è tornata a 11, solo fino a 11. Quindi a 10... Se volete che vostra moglie torni, non vedete l'ora che torni a 10. Perché? Perché da quando avete venduto a 10 è andato fino a 14, voi siete stati in sofferenza, avete perso soldi, poi fortunatamente entro la fine del mese è tornato a 10. E si scatena un flusso di acquisto. Perché come voi avevate venduto su quel massimo, magari c'erano molte altre persone, quindi io devo guardare anche i volumi. Se ci sono molti volumi in acquisto, ci saranno molti volumi in vendita, ci saranno molti volumi in acquisto, perché è tutta gente che è in perdita. E così nasce il supporto. Questo è l'esempio fatto con i massimi e i minimi. L'analisi tecnica, noi dobbiamo dare una definizione di che cos'è l'analisi tecnica. È una metodologia empirica che serve a definire la tendenza in atto. L'analisi tecnica, questa è una definizione che vi permetterà di prendere almeno 2 punti nei prossimi 10 compitini. L'analisi tecnica è una metodologia empirica che permette di definire la tendenza del mercato. Il principio base dell'analisi tecnica è che le tendenze sono destinate a perdurare fino a prova contraria. L'analisi tecnica è una metodologia empirica che va a identificare la tendenza del mercato e la tendenza si presume in essere fino a prova contraria. Quindi i mercati di solito procedono ad onde all'interno di tendenze ben definite. Quando vi chiedono se esistono o non esistono le tendenze in borsa, voi potete rispondere se esistono o non esistono le tendenze in economia. Non ci sono i cicli in economia, fasi di rialzo, fasi di ribasso, fasi di espansione, fasi di recessione. Non ci sono delle tendenze a livello sociologico che si chiamano mode. I mercati finanziari, come tanti altri meccanismi di tipo
sociale sono sorretti a quella che è l'imitazione collettiva, che vedremo tra poco. Noi non decidiamo consapevolmente, ma ci facciamo influenzare da chi è intorno a noi. Cioè, noi ci iscriviamo a informatica per il management perché abbiamo avuto tre amici che si sono iscritti in informatica per management e hanno trovato lavori da lambabbo a 5.000 euro appena laureati. Noi non sappiamo minimamente che cos'è informatica per il management, non sappiamo dov'è, non sappiamo se ci piace, non sappiamo, sappiamo solo che siccome altri l'hanno fatto e sono contenti, noi facciamo informatica per il management. Io compro un determinato bene, un determinato oggetto, perché è uno status symbol. Compro il Rolex perché sono ricco, compro il BMW perché sono un togo, vado in vacanza a Miami perché sono Rambo e via andare, no? Cioè, dall'abbigliamento ai veicoli, agli accessori. È l'imitazione collettiva. A livello intuitivo voi capirete che quanto più i prezzi si mantengono in un'area di supporto o in un'area di resistenza, tanto più quell'area diventa significativa quando i prezzi si allontanano da essa. Cioè, se io ho molte persone che sono andate short a 10, e quanto più i prezzi, quando si parla di prezzi, di che cosa si intende in borsa? Di transazioni avvenute, non sono i prezzi la previsione del tempo. Cioè, un prezzo di borsa è una transazione tra due controparti che si sono scambiate un volume di azioni, una quantità di azioni a un determinato prezzo. Quindi sono soldi contanti, cioè sono prezzi fatti col sangue, ok? Non sono giochi, non è war games. Quindi quanto più la borsa staziona in un'area di prezzo, tanto più avvengono transazioni in quell'area, ci siamo? Quante più persone o vanno lunghe o vanno corte, dove per andare lungo comprano, andare corto, vendere allo scoperto, cioè vendere cose che non hanno. Quanti più volumi, quanti più soldi transitano sul mercato in acquisto e in vendita, per quanto più tempo, tanto più quell'area è importante come area di supporto, area di resistenza. Ovviamente cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che il volume è un modo per dare significatività al prezzo. Siamo? Ovviamente un altro modo per dare significatività a un'area di resistenza e supporto è valutare quando, cioè quanto tempo addietro quest'area è avvenuta. Quanto più l'area è vicina, quanto più l'area è importante. Quanto più l'area è lontana, tanto meno importante. Allora voi mi direte, Confusione de confusione, sono famoso, uno dei primi libri sulla speculazione di borsa e sugli eccessi dei tulipani, della quotazione dei tulipani in Olanda del 1600, no? Questa è una domanda che è una domanda banale, ma è una domanda che è il cuore dell'analisi tecnica. Io devo comprare un massimo o devo venderlo? Devo vendere un massimo e comprare un minimo. Il problema è che nessuno sa quando c'è un massimo e quando c'è un minimo. Perché se no, se tutti vendessero i massimi e comprassimo i minimi, io non sarei qua a fare il professore, voi non siete qua a fare gli studenti, sareste tutti alle Bahamas, no? Sotto una palma, con un coltello in mano, poi mi fermo perché stiamo registrando, non vorrei essere frainteso. Andiamo a vedere il caso di un'azione che ho qui stilizzato. Mettiamo che questa azione sale, arriva a 10, scende a 9. Ci siamo? Se da 10 scende a 9, 10 che cos'è? Un massimo. Quindi 9 è conveniente. E voi cosa fate? Comprate. Ci siamo? Perfetto. L'azione arriva a 14.
Poi scende a 13. 13 è conveniente rispetto a 14, sì. Quindi voi comprate. Vedete che avete ragione, no? Quando scende voi comprate. Arriva a 18. Poi scende a 16. Cos'è 16 rispetto a 18? È un minimo, voi comprate. Ah, che bravi. Avete state guadagnando un sacco di soldi, vedete? Arriva a 24. 24, poi scende a 22. Cosa fate a 22? 22 è un minimo rispetto a un massimo, no? Quindi voi comprate perché è arrivata a 22 e quotava a 24. Arriva a 30, ma voi siete come Soros, no? Quando arriva a 26, voi che cosa fate? Comprate. Però qua, siccome voi non credete all'analisi tecnica, è successo qualcosa. Sta succedendo qualcosa. Che voi magari non intuite solo adesso, ma che con gli esercizi della prossima volta saprete identificare. Avete comprato a 26, i prezzi scendono a 20. Cos'è 20 rispetto a 30? È un minimo. E che cosa fate voi? Voi comprate. Prima quotava 30, adesso costa 20, quindi è conveniente. Poi i prezzi salgono un po' e crollano, crollano a 15. E voi che cosa fate a 15 che prima quotava 30? È un affarone, ragazzi. Quota il 50% in meno. Ma voi comprate, avete studiato finanza aziendale, avete anche preso 30 lotti. Quota 15, prima costava 30, un affarone. Arriva a 16 e poi piomba 10. Ragazzi, quota un terzo di quello che quotava 30. Ma voi contate a ricomprare perché questo è un minimo. 10 non è un minimo rispetto a 30? Voi comprate. Sale fino a 12 e poi piomba a 5. Ragazzi, a 5 è un affarone. Fino a 2 anni fa costava 30. Pare che avete già finito i soldi perché li avete finiti lo stesso. Questo per dirvi che è bello dire compro il minimo e vendo il massimo. Il problema è che qual è il minimo e qual è il massimo? Ok? Allora, questo è il classico meccanismo di chi guadagna senza capire niente di borsa quando c'è un rialzo. Cercano un'azione forte, la comprano appena scende un po' e la rivendono appena sale un po'. Loro non guardano i grafici, non fanno analisi tecnica. Il gioco è bello finché c'è la tendenza al rialzo. Quando la tendenza cambia, loro non se ne rendono conto e continuano a comprare, poi finiscono con i soldi e poi dicono, ah, ma vedrai che poi un giorno, Monte dei Paschi, Telecom, Tiscali, qual è quella famiglia italiana che non c'ha sia pagine gialle? Vedo qualcuno che sorride. Carige, Cattolica Assicurazioni. Unicredit, Biper, ah, una grande famiglia, siamo tutta una grande famiglia noi della Biper, avete le azioncini Biper, ci avete lasciato il 50%, perché? Perché non c'è la capacità di capire quando è finita una tendenza a rialzo. Quando è la definizione di tendenza a rialzo? Che vi verrà chiesta all'esame. La definizione di tendenza al rialzo è banale, quella che potrebbe fare un bambino. Una tendenza al rialzo è data da due massimi e due minimi consecutivi crescenti. Questa è l'inizio di una tendenza al rialzo. Questa è l'inizio di una tendenza al rialzo. Due massimi e due minimi. E qual è l'inizio di una tendenza a ribasso? Due massimi e due minimi decrescenti. Guarda caso dov'è posizionata due massimi e due minimi decrescenti? Due minimi e due massimi. Queste semplici regolette eviterebbero bagni di sangue incalcolabili. Questa è analisi tecnica. Questa è la definizione dell'inizio di una tendenza a rialzo e della fine di una tendenza a ribasso. Qua il trend era cambiato, era cambiata la musica. Siamo? Quindi, tutto
Tutto questo per dirvi che i mercati hanno due modalità. Una modalità breakout, cioè tendenza, cioè sfrutto la tendenza in cui io compro al massimo. E una modalità reverse in cui io vendo il massimo e compro il minimo. Allora, andiamo a vedere come funziona il meccanismo dell'imitazione. Quindi andiamo a vedere come funziona il meccanismo dell'analisi tecnica trend following, cioè in modalità imitativa. Io ho un bene che costa 100, vedete qui sotto sono gli istogrammi, sono i volumi, quota 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. A un certo punto quota 101, e quando quota 101 io vedo che insolitamente ci sono dei volumi in aumento. Quindi la domanda è: chi compra 101 con un sacco di soldi una cosa che fino a poco prima costava 100? Un matto? Vi assicuro che i matti in borsa durano poco. Se io vedo che uno compra 101 una cosa che poco prima costava 100 e la sta comprando con volumi enormi, cioè con un numero, volume e numero di azioni enorme, che cosa significa? Significa che lui ha delle informazioni che io non ho. Parliamogli francamente. Se anche non ha delle informazioni che io non ho, e chi se ne frega, è uno che ha talmente tanti soldi che quando compra muove i mercati. Perché? Perché il 90% della gente non ragiona, imita. Il 90% della gente non fa il liceo scientifico perché ha deciso di fare il liceo scientifico, fa il liceo scientifico perché il suo migliore amico va al liceo scientifico. Uno non sceglie ragioneria perché vuole fare il ragioniere, sceglie ragioneria perché non sa cosa fare. Uno non sceglie l'IP moda perché gli vuole fare il designer. Lui voleva andare a lavorare, doveva scegliere un istituto superiore perché i suoi genitori volevano farlo studiare, ha scelto dove ci sono più ragazze, è andato all'IP moda. E come dargli torto, no? Il 90% della gente fa questi ragionamenti, quindi ragionate, ammesso e non concesso che chi compra 101 non ha delle informazioni riservate, cioè delle informazioni che voi non avete. Ad esempio, sa che quell'azienda ha stipulato un importante contratto e quest'anno chiuderà in positivo. Voi, da fuori, se vedete uno che investe 200 milioni di euro in un'azienda, voi senza sapere né scrivere né leggere, che cosa fa? Lo imitate. Perché se ci ha messo 200 milioni avrà le sue buone ragioni, e non è uno stupido perché ha 200 milioni. Ci siamo? Quindi il fatto che in B ci sia qualcuno che compra 101, questo semplice fatto scatena che cosa? Una corsa all'imitazione. Quindi a 102 ci sarà qualcuno che dice: ma come, a 101 qualcuno ha comprato con un sacco di soldi, compro anch'io. A 103 ci sarà qualcuno che dice: ma come, a 102, e via. E partono che cosa? Le tendenze di borsa. Questa è una modalità trend following, cioè segui la tendenza di mercato, cioè si sviluppa una tendenza di mercato. E questa tendenza di mercato si sviluppa sempre e comunque quando ci sono due massimi allineati a rialzo e due minimi allineati a rialzo. Cioè questa tendenza a rialzo si sviluppa qua, alla rottura del primo massimo, si sviluppa la rottura del secondo massimo, si sviluppa la rottura del terzo massimo, si sviluppa la rottura del quarto massimo. 101, 100, 102, 101, 103, 102, 104, 102. Cioè, quello che vi voglio dire io è che il massimo, il prezzo del massimo non è uguale al prezzo che sta prima e al prezzo che sta dopo.
Il prezzo del massimo ha una valenza psicologica diversa. Perché se prima quotava fino a 100 e poi è andato a 99, è andato a 98, è andato di nuovo a 99, è tornato a 98, quando arriva a 101, uno si chiede: ma chi è quell'imbecille che compra a 101 una cosa che fino adesso costava al massimo fino a 100? E la sta comprando con un sacco di soldi. Siamo che 101 non è uguale a 100? E non, cioè, non tutti i prezzi hanno la stessa valenza psicologica. Questo è il breakout, la rottura del massimo, quando arriva a 101, si chiama tecnicamente il breakout. Ok? E siamo in modalità trend following, cioè in modalità tendenza. Quindi, in una modalità trend following, tu guadagni comprando il massimo. È controintuitivo? Sì, è assolutamente controintuitivo. Ma se compri il massimo, sei in buona compagnia. Ok? Ma non sempre i mercati sviluppano tendenze. Se un mercato va in orizzontale, allora la strategia reverse è quella vincente. Come faccio a capire come il mercato va in orizzontale? Voi mi direte: ma lo sai sempre dopo che andate in orizzontale? Ci siamo? Vero. In realtà in borsa guadagna chi cambia idea in fretta. Quindi un mercato che già due volte oscilla, 180, 99, 81, per uno speculatore di borsa, quello è già un mercato che oscilla. E qui veniamo alla seconda definizione, alla terza definizione. Una borsa può avere tre stati: tendenza rialzo, abbiamo visto che sono due massimi e due minimi allineati, uno supererà l'altro. Tendenza ribasso, abbiamo visto che può avere una tendenza ribasso, ha due massimi e due minimi allineati a ribasso, cioè decrescenti. Terzo stato, la congestione, cioè il movimento orizzontale. E ha due massimi e due minimi allineati. Due massimi e due minimi allineati spesso chiamano il terzo, spesso chiamano il quarto. Allora vendo poco sotto il massimo e compro poco sopra il minimo. Ok? Quindi la borsa ha tre stati: tendenza rialzo, tendenza ribasso, congestione. Quando faremo gli esercizi, ormai a novembre, porterò dei grafici, ve li distribuirò, voi con un grafico coprirete l'altro, come se fossero le barre che scorrono, no? E imposteremo delle operazioni speculative, rialzo e ribasso. Chi fa investimenti di borsa, come chi fa l'imprenditore, e faccio una piccola parentesi, io ho conosciuto due grandi imprenditori italiani, veramente bravi, veramente noti, veramente importanti, e io nelle poche interviste che questi imprenditori avevano rilasciato li avevo sempre apprezzati per una cosa, per il fatto di andare controcorrente. Cioè loro erano imprenditori che ragionavano in termini di ciclo, cioè loro non compravano casa, per tradurlo in maniera banale, quando si sposavano, loro compravano casa quando tutti non le volevano. Loro non vendevano casa quando avevano bisogno di soldi, vendevano casa quando c'era il boom immobiliare. Cioè loro hanno come imprenditore un atteggiamento anticiclico, che è il vero atteggiamento dell'imprenditore. Quando è che l'imprenditore investe? Investe quando c'è espansione, ma lui a costruire uno stabilimento ci mette 18 mesi, 24 mesi. Cioè quando c'è l'espansione, cioè, io arrivo tardi, io devo investire quando c'è la crisi. E investire quando c'è la crisi vi assicuro che si fa fatica perché tutte le notizie sono negative. Tu psicologicamente percepisci questa negatività, bisogna guardare lontano, no? Quindi il vero imprenditore investe quando tutti piangono. E quando tutti ridono, lui vende perché è il momento di vendere, no? Allora la stessa cosa con la borsa, cioè nel senso che la modalità reverse, controtrend, significa che quando sale tu vendi e compri quando scende, ma c'è un'altra modalità, che è quella di tendenza.
Quindi, quando è che tu cerchi la tendenza? Quando sei già in tendenza o prima che parta? Prima. Quindi noi vedremo che a livello di selezione degli investimenti, con l'analisi tecnica, io vi farò fare l'esercizietto che di solito ha un successo di pubblico enorme perché funziona. Io vi dirò, non cercate la tendenza, cercate la congestione. Perché dopo la congestione ci sono tre stati. Dopo la congestione, cioè dopo le due V allineate, qual è lo stadio successivo? O rialzo o ribasso. Come si fa a distinguere un rialzo da un ribasso? Se sale si chiama rialzo, se scende si chiama ribasso. Quindi il problema non è cercare la tendenza a rialzo, cercare la tendenza a ribasso. Il problema è cercare la congestione. Perché molti fondi stanno investendo adesso sulla borsa italiana? La borsa italiana è dal 2009 che è in congestione, 2007 tecnicamente. Siamo al 2017. Qual è il prossimo stato? O rialzo o ribasso. È molto più pericoloso investire sulla borsa americana. Perché? Perché rialzo da illo tempore, da anni. Cioè quando una cosa è in corsa, o quando sta crollando si dice in gergo inglese afferrare il coltello per la lama, cioè la borsa ha perso il 30%, io oggi decido che oggi è il punto di minimo. No, pensate alla borsa greca, si è praticamente annullata, se uno comprava meno 10, poi c'era meno 20, poi meno 30, poi meno 40, poi meno 50, poi meno 60, e afferrare per la lama il coltello che cade senza tagliarsi. La modalità. Quindi di sfruttare le tendenze si basa sul concetto che voi prima cercate la congestione. Quindi noi andremo a identificare quella che è la congestione. Ok? Dopo la congestione viene la tendenza che può essere al rialzo o al ribasso. Quindi, quando voi dite che in borsa si guadagna comprando sui minimi, non è vero, si compra sui massimi se c'è modalità breakout, se no si compra sui minimi, ma tutto parte, la strategia operativa parte dalla capacità di lettura del mercato. Questa secondo me è la più bella frase, una delle più belle frasi, forse la più bella frase che io ho in un quadro nel mio studio e che riguarda me ma riguarda anche tutti voi. E dice, una volta a Wall Street per fare soldi bisognava conoscere la gente giusta e la gente giusta era un club ristretto. Ora a Wall Street per guadagnare soldi bisogna conoscere le cose giuste. È stata una rivoluzione sociale prima che una rivoluzione culturale. Che cosa significa? Significa che quando la borsa era alle grida, le informazioni erano riservate, non esisteva internet. Fare borsa lo facevi se eri raccomandato. Nella generazione di mio padre ci sono stati alcuni grandi nomi di agenti di cambio o di raider, di cui uno ancora è sulla cresta dell'onda. E nella loro storia personale c'era stata la presentazione a un agente di cambio. Anch'io quando ho iniziato ho cercato di andare a lavorare da un agente di cambio, ma a lavorare da un agente di cambio ci andavi se eri figlio dell'onorevole, cugino del vescovo o diciamo figlio del noto industriale della zona. Quindi io non ho avuto la possibilità di andare a lavorare in borsa perché non ero del club ristretto. Oggi con l'informatica applicata al trading, all'investimento, siete voi informatici che fate la borsa. La fate con i vostri modelli quantitativi, cioè con i vostri modelli che sanno scegliere quando comprare e quando vendere. Voi fate conto che un analista, si chiama un analista quantitativi o programmatore quantitativo, sulla piazza di Londra a 23-24 anni, con un anno di esperienza, viaggia dai 120 ai 150 mila pound. Si sa programmare in FIX e in Python bene, ha del
insomma, delle esperienze nel settore, no? Quindi voglio dire, la figura di quant programmer è una figura assolutamente richiesta dall'industria finanziaria, quella buona. E ovviamente non bisogna essere figli di nessuno, bisogna solo sapere sbattere sulla tastiera. Questa è la ragione per cui in questo corso abbiamo deciso di puntare sulla finanza quantitativa. Perché? Perché c'è stata una rivoluzione di tipo sociale. Oggi, se voi guardate chi fa infrastruttura a livello dati, ci sono società di cui non faccio i nomi, perché non è in questa sede bello farli, ma sono tutti, tra virgolette, ex impiegati che hanno messo assieme più che i loro risparmi, le loro conoscenze e hanno fondato dei mostri in termini di potere economico, perché sono quelli che mettono in relazione a livello informatico, quindi accesso dati, elaborazione dati, struttura tecnologica, i player del mercato con la borsa. E sono persone, tra virgolette, normali. Ok? Quindi questo è un po', diciamo, anzi, avevo pensato di metterlo come frase che eccitasse gli studenti proprio a livello di programma di corso. Poi ho deciso che magari era troppo fuori luogo e non l'ho messo. Però il fatto che in questo corso ci sia una parte preponderante e si sia introdotto un testo che parla di quant finance a livello operativo, senza fronte, cioè dando dei codici di Excel e di multicharts, è una cosa che è destinata ad aprire uno squarcio in quello che era poi in un ambiente fino a 20 anni fa assolutamente ristretto. Come funziona il meccanismo dell'imitazione collettiva? Il meccanismo dell'imitazione collettiva è dato da due triangoli, due piramidi, di cui una rovesciata. Allora, innanzitutto abbiamo come funziona la distribuzione dell'informazione. La distribuzione dell'informazione, esistono gli insider che sono al vertice. Gli insider, voi vedete, sono quelli che hanno la base del triangolo del rendimento. Quindi l'insider è quello che guadagna di più. Chi è l'insider? L'insider, in termini tecnici, è una figura che teoricamente commette un reato, l'insider, cioè nel senso che l'insider sfrutta informazioni riservate. E per la MiFID 2, che è la legge comunitaria che regolamenta gli abusi di mercato, e questa è una condotta illecita che è punita. Chi è l'insider? È l'amministratore delegato che sa che ha appena firmato il giorno prima un importante contratto che andrà a influenzare le quotazioni di borsa e che cosa fa? Compra le azioni. Perché è solo lui che lo sa, l'ha firmato lui il contratto. Chi sono i followers? I followers sono quelli che stanno intorno all'amministratore delegato. Ovviamente l'amministratore delegato non lo può fare, se lo fa, lo fa mandando un SMS in codice alla moglie o all'amante o al figlio che sta alle Bahamas, no? Non è che. Chi è il followers? Ad esempio l'intermediario. Quante volte, quando facevo giornalista finanziario, appena laureato, parlando con gli intermediari, si dicevano: ah, ma sai che oggi quello ha piazzato un ordine, oppure quell'agente di cambio sta comprando, e quell'agente di cambio tra i suoi clienti c'è Agnelli, quindi Agnelli sta comprando perché solo Agnelli può comprare quel titolo, no? L'intermediario è il primo che ha l'informazione quando ancora gli ordini venivano passati come per telefono. Oggi l'ordine come viene passato? Con un click. Quindi pensate come è cambiato il mondo. Prima l'intermediario era uno che aveva a disposizione informazioni privilegiate e oggi l'informatica l'ha completamente spazzato via. Cioè l'intermediario vede che voi state comprando quel titolo, ma non si mette prima del vostro ordine. Una volta come faceva l'agente di cambio per guadagnare? Agnelli chiamava e diceva: compra Fiat. E secondo voi il primo ordine che lui passava in borsa qual era? Per sé o per Agnelli? Per sé. Poi dopo comprava per Agnelli, che gli pompava sul titolo. E quando comprava per Agnelli, lui lo rivendeva a chi? Ad Agnelli. Ok? Adesso, ovviamente senza nessun riferimento alla famiglia Agnelli, che non vorrei essere portata, è un titolo puramente esemplificativo
e non c'è nessun riferimento concreto, come si dice nei film, no? A fatti, opinioni espresse nel film, sono tutti di fantasia. Quindi sostanzialmente, se tu eri un pesce grosso dell'industria della finanza, avevi degli imitatori. Ovviamente questo che cosa produce? Produce quel famoso strappo dei prezzi a 101 con un elevato incremento dei volumi. E lo strappo a 101 con un elevato incremento dei volumi che attira? Attira gli analisti tecnici. Perché l'analista tecnico, che il suo mestiere è quello di andare a capire che cosa fanno le mani grosse della borsa. Quando lo impara l'analista tecnico, chi lo impara il giorno dopo? Il giornalista. Però vedete che in termini di distribuzione dei ritorni, più si scende nella piramide, più si scende nei rendimenti. Quando una notizia finisce sul giornale, non c'è più niente da guadagnare, siamo qua. Quando il popolo bue legge sul giornale la notizia, se voi parlate con un professionista dei mercati e gli dite: senti, ma qual è quella notizia che hai letto sul giornale che ti ha fatto guadagnare soldi? I veri operatori di borsa non leggono i giornali. Quindi questo vi dà il polso di come i profitti vengano distribuiti in base a che cosa? In base all'informazione. Se l'analista tecnico è bravo, guardando le transazioni di borsa, può capire che cosa fanno gli insiders fin da subito. Che cosa ci dice la teoria economica? La teoria economica ci dice una cosa, che quando esistono delle barriere all'entrata e dove non c'è competizione perfetta, ci può essere un extra profitto. Mano a mano che gli extra profitti richiamano nuovi agenti, che cosa succede? Succede che l'extra profitto diminuisce. Se io vendo una particolare marca di caffè che piace moltissimo, allora, il primo che ha venduto sigarette elettroniche ha fatto milioni. Poi, mano a mano che si è diffusa l'informazione che chi vendeva sigarette elettroniche guadagnava soldi, sono sorti come funghi ovunque negozi che vendono sigarette elettroniche. Secondo voi l'ultimo che ha aperto un negozio di sigarette elettroniche guadagnerà o no? No, guadagnerà niente. Stessa cosa quando è stato il boom immobiliare, c'erano più agenzie immobiliari che panifici. Quando il massimo delle agenzie immobiliari è stato aperto, l'ultimo che guadagna più niente. La stessa cosa è la borsa. Chi ha le informazioni riservate guadagna, tutti gli altri mano a mano guadagnano sempre meno. Andiamo a vedere quelli che sono i diversi tipi di grafico. Quelli che voi vedrete quando inizierete ad utilizzare multicharts. Grafico a barre. Grafico a barre è banale. Grafico a barre è una barra nell'unità di tempo, ad esempio nel giorno, dove voi avete il primo trattino è il prezzo di apertura e l'ultimo trattino è il prezzo di chiusura. Dove il prezzo di apertura è il primo prezzo della giornata, il prezzo di chiusura è l'ultimo prezzo della giornata. Ovviamente, se voi vedete la barra a 5 minuti, che è la rappresentazione del prezzo a 5 minuti, voi vedrete subito l'apertura, che è il primo prezzo. Poi vedrete che nell'arco dei 5 minuti la barra oscilla su e su, giù, e poi a un certo punto segna l'ultimo prezzo. E poi di nuovo, nei successivi 5 minuti, parte il primo prezzo, poi oscilla su e giù, e va a fermarsi col prezzo di chiusura. Grafico a barre. Di solito sotto ci sono i volumi. Cosa sono i volumi? Sono il numero di azioni scambiate in quella giornata.
numero di azioni, non controvalore. Il controvalore è dato dal numero di azioni per prezzo dell'azione. Grafico lineare è quello più noto, quello che vedete sui giornali. Grafico lineare è quello che connette i prezzi di chiusura. Ok? Grafico a candele giapponesi, candlestick. Io sono solito maltrattare questo grafico. Perché? Perché l'industria finanziaria ha un'esigenza di tipo commerciale. Qual è? Quella di dare ai market players il senso del controllo del mercato, cioè della riduzione dell'incertezza. Quindi quante più storie ho da raccontare al mercato, quanto io più vi do il senso di controllare il mercato. Quindi l'industria finanziaria sforna ogni giorno diversi tipi di grafici che vanno più o meno di moda. Ormai se voi vedete in multichart credo che ci siano una decina di modi di rappresentare i grafici. Addosso a ciascuno di questi modi c'è il suo storytelling. Sulla candlestick c'è stato un noto analista tecnico americano che si chiama Steve Neeson, che ha costruito sulla sua carriera su una storia, come sempre raccontano gli americani, che lui è andato in Giappone, aveva un'amica, questa amica gli ha svelato i segreti, le candele giapponesi, e lui li ha portati in Occidente. Ovviamente è un cumulo di sconcezze intellettuali che meriterebbero il plotone di esecuzione, nel senso che è vero che sono state ritrovate le pergamene nella borsa di Osaka in cui venivano tratteggiati i prezzi con le candele giapponesi, dove la candela giapponese semplicemente significa colorare il corpo della barra, per cui se io ho una candela a rialzo come questa la dipingo bianca, cioè questa è una barra che è partita qua, questa è l'apertura e questa è la chiusura, no? Quindi se è rialzista io gli do un corpo bianco. Che si vede? Questa è una candela rialzista. Io ho una barra in cui qua c'è l'apertura e qua c'è la chiusura. Allora, se la barra rialzo, io faccio un blocco bianco. Se viceversa, come in questo caso, questa è l'apertura e questa è la chiusura, quindi io ho un'apertura in alto, una chiusura in basso, la barra ribassista la dipingo di nero. Poi i giapponesi lo facevano col rosso e col verde. Vabbè, questo è tutto un film. Quindi la barra nera è una barra ribassista, nero brutto, la barra bianca è una barra rialzista, quindi in cui la chiusura è superiore all'apertura. Allora è vero che c'è questa rappresentazione, però io personalmente non ho mai trovato documentazione storica di tipo accademico in cui mi si dimostri che i giapponesi hanno creato questi pattern che poi Steve Neeson ha diffuso, nel senso che Steve Neeson ha diffuso dei pattern dove i pattern è una successione di barre particolare, dandogli dei nomi molto sexy tipo i tre guerrieri, le tre cornacchie nere, l'uomo impiccato, cose di questo genere, che vanno bene forse a vendere libri di analisi tecnica, ma che non penso che i giapponesi facessero. E poi successivamente negli anni 70, 1974, un giapponese, Shimizu, ha pubblicato un libro in inglese che è stato il vero libro che ha portato le candele giapponesi nel mondo americano. Steve Neeson ha semplicemente copiato questo libro di questo signore che era presidente della Camera di Commercio italo-americana, che si chiamava Shimizu e che i cultori delle candele giapponesi considerano una divinità, il quale aveva semplicemente riassunto in un libro queste tecniche che esistevano in Giappone e che si dice risalessero alla borsa di Osaka. Però ripeto, io ho visto dei documenti in cui ci sono queste candele colorate di diversi colori, mi sarebbe piaciuto vedere proprio questi documenti se effettivamente i giapponesi avessero dato tutti questi pittoreschi nomi. In attesa che qualcuno mi mostri questi documenti, magari ovviamente mi piacerebbe essere smentito, io trovo semplicemente queste candele semplicemente un'americanata e quindi anzi spesso dileggio chi si occupa di candele giapponesi.
Grafico point and figure, un altro grafico, questo come le candele giapponesi hanno la sua storia, il grafico point and figure ha una, anche lui la sua storia, nel senso che quando io ho iniziato a occuparmi dei mercati finanziari, devo dire che ormai sono più di 30 anni fa, ancora esistevano quelli che si chiamavano in inglese chart book. Allora, prima dell'avvento dell'informatica, come facevi tu a fare analisi tecnica, seguivi i prezzi di borsa? Come faceva l'agricoltore del Midwest americano a segnarsi i prezzi del grano? Esistevano i chartbook, cioè esisteva della gente che stampava i grafici, li stampava in modo da lasciare gli ultimi 10 cm vuoti, poi ti mandavano a casa questi libroni di grafici, tutte le azioni dell'S&P 500, tutti i futures americani, in cui tu a manella tutti i giorni ti compilavi il mese corrente, quindi erano dei grafici compilati a mano, ovviamente te ne arrivano 500, tu avevi 10 azioni, ti compravi il Wall Street Journal e ti segnavi a mano i prezzi. Allora voi capite che segnarsi a mano i prezzi di un grafico a barre significa che voi tutti i giorni quanti prezzi dovete segnare? 4, apertura, massimo, minimo e chiusura. È nato il grafico point and figure. Come funziona il grafico point and figure? Il grafico point and figure è banale. Io registro la variazione di prezzo solo se la variazione di prezzo è di un determinato ammontare. Quindi se i prezzi non si muovono, quante registrazioni faccio? Quindi è più facile aggiornare un grafico point and figure o un grafico a barre? Molto più facile aggiornare un grafico point and figure. Quindi io non è che tutti i giorni devo aggiornare 10 grafici, io ne posso seguire 50 azioni, perché ogni giorno non necessariamente tutte e 50 devono essere aggiornate, aggiornerò su quelle che avranno variazioni di un determinato ammontare a rialzo e di un determinato ammontare a ribasso. Poi dopo, vabbè, ci sono venuti, anche in questo caso secondo me, nutro il forte sospetto che siano semplicemente delle ciarlatanate americane per vendere libri, software, corsi, i grafici Renko Kaji, Three Line Break, ultimamente c'è uno che si chiama True Range, poi ultimamente ho visto anche un altro che si chiama Ichimoku, no, qualcosa di simile, ma periodicamente c'è qualcuno che trova questi scritti, questo antico samurai, e poi si fa il libro e il pubblico ci crede, perché ovviamente il pubblico è sempre alla ricerca di qualcosa nell'industria finanziaria che gli dia certezza e di sicurezza. Quindi se voi domani magari vi vanno male le cose nella vita, potete sempre decidere di dire che ho fatto un viaggio in Giappone, ho trovato il tortello grafico, che è un grafico che gli antichi, sapete che la cucina cinese ci sono, come si chiamano quella specie di tortelli, no? L'involtino di primavera, no? Come si chiamano? No? I ravioli, ecco. Trovate il nome in cinese di raviolo e poi ci fate un libro dicendo che è il raviolo cinese. Il book di contrattazione. Come una volta le transazioni avvenivano sul pit o nel parterre e avvenivano con gesti, quindi diciamo che la contrattazione era basata sul rapporto di fiducia tra i due agenti di cambio, i quali attraverso delle transazioni e lo scambio di un ticket riuscivano a stipulare l'accordo che aveva valenza legale. E il tutto era basato ovviamente sulla fiducia. Nel PIT se uno non dava corso a quello che aveva promesso coi gesti, veniva escluso. Io sono amico di un noto trader americano che adesso è un anchor della CNBC e lui ha lavorato sul PIT e tra l'altro è stato interprete di un bellissimo filmato che io vi consiglio di vedere se sapete guardare i film in inglese, si chiama Floored, cioè significa come funzionava il PIT, le mitiche storie del PIT e tutti i trader che lavoravano sul PIT, quindi sulla borsa con i gesti, che sono stati completamente spazzati fuori dall'informatizzazione degli scambi, no? Infatti Floored,
participio, floored significa schienato, cioè buttato per terra, pavimento, no? E quindi quelli che lavoravano sul floor sono stati schienati da dei personaggi come voi che hanno portato la borsa sul computer e quindi loro non hanno più la possibilità di fare le operazioni. Lui diceva che se tu non contravvenivi allo scambio, no? Lo scambio avvenivano con i gesti, il gesto quando è verso di sé significa comprare, quando è verso l'esterno significa vendere, no? Poi ha tutta una terminologia, non so, le centinaia di contratti battendo la testa, no? Io voglio 300 contratti, batto tre volte e poi compro, i prezzi 1, 2, 3, 4, poi c'era tutta una metodologia per fare i prezzi che andavano dal 5, 6 a 10, la transazione avveniva a gesti, io me la segnavo su questo biglietto che poi veniva consegnato alla borsa, non era un contratto scritto. Allora se capitava che io ti vendevo 50 contratti e poi segnavo io ti ho venduto 50 contratti, magari te li avevo venduti, il prezzo andava a rialzo, tu ci perdevi, tu non consegnavi il biglietto alla borsa, quindi eri inadempiente, c'era tutta una particolare procedura di settle, però tu eri finito, nel senso che dopo tutti sul pit, sul floor, non ti guardavano, perché esiste la norma che se tu mi guardi e tu stai facendo un'offerta in vendita, non so, vendi 300 contratti in vendita a 3 e fai così e mi guardo intorno, se io voglio se tu vendi e voglio comprare, ti guardo e io sono in vendita a 3, c'è l'obbligo proprio legale, cioè tu puoi dire tu sei così, io sono così e ci incrociamo, tu puoi dire ah ma io ti ho venduto a te. Allora, lui diceva che la difficoltà era quando c'era una canaglia sul floor di non guardarlo, perché se io lo guardavo ero costretto, no? E questi rimanevano sempre là con tre e nessuno gli vendeva, no? Perché è un obbligo di etica, no? Di business. E quindi venivi estromesso, nel senso che nessuno faceva più ordini con te. Oggi ci sono i book. I book come funziona? Sulla vostra sinistra avete il bid, sulla destra avete l'ask. Quando voi comprate vi mettete in bid, quando voi vendete vi mettete in ask. Ovviamente l'ask, come potete vedere, cosa succede? È sempre più elevato del bid. Cioè, chi vende, vende a un po' più di chi compra. Ci siamo? E la differenza tra bid e ask viene chiamata spread, che è il prezzo che voi pagate al mercato per la funzione di intermediazione. Perché se io sono market maker, qual è il mestiere del market maker, di chi fa mercato? Mi metto primo in bid e primo in ask. Quindi con una mano compro e con l'altra vendo. Diciamo che è un mestiere stare primo in bid e primo in ask. E la differenza tra l'acquisto e la vendita, per me che sono market maker, quindi faccio mercato e mi rendo disponibile in ogni minuto a negoziare con voi, è appunto data dalla differenza tra bid e ask. Perché sennò non lo faccio il market maker. Market maker è un operatore che ci sono differenze in diverse borse, o è pagato dal cliente, o lo fa perché ci guadagna lo spread. Perché non è la borsa, le commissioni di borsa le pagate la borsa, non all'intermediario. E che cosa fa il market maker? Fa mercato. Cioè, è sempre disponibile a comprare e vendere. E quindi deve avere un prezzo di vendita un po' superiore al prezzo di acquisto. Se fosse l'opposto, ovviamente sarebbe una macchina da soldi, no? Ci sono diversi tipi di ordine. L'ordine mercato. Ordine mercato cosa significa? Compra subito, qualsiasi prezzo. L'ordine limite. L'ordine limite è nato originariamente per garantire, quando esistevano i broker, all'investitore di non essere fregato l'intermediario. Perché? Perché se io passo l'ordine telefonico, mercato, compra, mercato, che cosa faceva una volta il broker? Io ti compravo l'azione, quando ce l'avevo in mano, che quotava 100, e tu eri al telefono e ti mettevo hold, la comprava 100.
Se quotava 101, la compravo io e te la rivendevo a te a 101. Se il minuto do il secondo dopo quotava 99, a chi la davo? Poi te la davo a te. Siamo? Allora, l'investitore si proteggeva come? Comprando limite. Cioè, io compravo a un prezzo o a un prezzo più basso. Quindi io compravo 100 limite. Quindi costringevo l'intermediario a fare che cosa? Ai 100 che aveva comprato appena, a darmeli a me. Siamo? Non me li poteva dare a 101. Perché io gli ho detto limite, limite 100, quindi o a 100 o a un prezzo più basso. Siamo? La stessa cosa in vendita, comprare limite e vendere limite. L'ordine stop che non conosce nessuno è l'ordine dei professionisti. 100, 100, 100, 100. Io dico, e se domani va 101? Compra 101 stop. Cioè, appena batte 101, tu colpisci il mercato a 101. Non è che io sto lì tutto il giorno a guardare i prezzi. Prima che apra la borsa, dico all'intermediario o sulla piattaforma online, piazzo l'ordine, compra 101. 100, 100, 100, 100, 100. Io sto giocando a pallone, batte 101, entra l'ordine, io entro a 101. Ok?